Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015, terza giornata. Oggi parliamo di energie per l'Italia del futuro, ma lo facciamo da un punto di vista non soltanto tecnico, scientifico, come un po' il leitmotiv della manifestazione. Utilizziamo un approccio diverso. L'approccio, quello che mi preme sottolineare, siamo con Davide Giusti e Paolo Errani. Bene. L'idea di questa officina, di questo workshop, nasce dal fatto che l'energia e diciamo, le scienze ambientali sono un importante fatto culturale, un'importante novità culturale. L'energia nasce dallo sviluppo scientifico che dal punto di vista diciamo, della storia dell'uomo è la seconda grande diciamo, rivoluzione che l'umanità attraversa. E crediamo, come dire, abbiamo pensato di poter proporre una novità, di introdurre le riflessioni anche tecniche, scientifiche, politiche e soprattutto progettuali per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda l'energia all'interno dello sviluppo storico, e quindi ci saranno dei riferimenti al grande storico Carlo Maria Cipolla con il presidente dell'associazione Il Mulino, il professor Luigi Pedrazzi, e quindi un dialogo intimo che diciamo, si dipani per tutti quanti gli aspetti di questa questione, naturalmente senza prescindere dagli aspetti di carattere scientifico. Io lavoro per l'Enea, sono un ingegnere nucleare. Io sono un fisico professionista, lavoro nell'industria. E aggiungerei due cose semplicemente, perché le idee progettuali, i fini di progetto, devono confluire attraverso un approccio che non è nuovo in realtà, è un approccio che noi conosciamo andando a retroso nei secoli, nella storia, ed è un approccio ragionato alla bellezza come prodotto naturale ma anche prodotto industriale. E per quello che partiremo proprio da Carlo Maria Cipolla e dalla Europa pre-industriale, per scoprire che in realtà comunque dell'industria o della proto-industria esisteva ed era legata alla bellezza. Adesso, proprio diciamo così, istintivamente si fa molta fatica a legare la bellezza al prodotto industriale e con troppa facilità si lega la bellezza al prodotto, tra virgolette, diciamo, ambientale o naturale, così eccetera. In realtà ci sono degli incroci interessanti, ci sono dei risultati a cui possiamo arrivare attraverso, come abbiamo detto, delle opportunità che tutti insieme possiamo cogliere, che sono lì a portata di mano e possiamo cogliere. Aggiungerei questo se tu... Certo, no, io stavo dicendo che mi è venuto in mente che anche John Keats aveva detto che la bellezza è verità e la verità è bellezza, quindi in qualche modo, no? Sì. Risalendo diciamo ai poeti romantici c'è questo richiamo, no? Sì, noi crediamo, noi siamo abbastanza convinti che lo sviluppo umano sia qualche cosa che ha bisogno di slanci e che ha bisogno di slanci culturali. Infatti non a caso vedete alle nostre spalle un pianoforte, perché proprio in quest'ottica, in questa idea fare un lavoro concertato, no? In realtà cerchiamo di fare in modo che la cultura e anche la musica, e anche una musica improvvisata, qui non sentirete una cosa da piano bar o semplicemente, no? Ci saranno degli interventi musicali, questi interventi musicali cercheranno di rispecchiare se stessi innanzitutto, l'arte, la bellezza, ma anche gli argomenti che saranno oggetto della nostra attenzione. Una grande parte della musica ha un'origine di carattere naturalistico, forse la bellezza del macchinismo è stata cantata in modo insufficiente ai tempi del futurismo, si tratta di mettere le cose insieme. Avremmo voluto anche allestire una mostra con alcuni quadri che per ragioni di trasporto non... ma diciamo è tutto work in progress, qualcosa è stato cambiato, qualche cosa, però lo vedrete più tardi. Il pomeriggio invece? Di cosa parliamo? Il pomeriggio parliamo di due cose diverse. Parliamo di rifiuti utili, parliamo quindi di un argomento che sono diciamo, i rifiuti delle lavorazioni radioattive, ma anche dei reattori nucleari che abbiamo avuto in Italia, e ci sarà una importante presenza di Sogin, che in questo momento è molto attiva, ha aperto due giorni fa i vecchi siti nucleari, le centrali, no? Mostrando certo. Che sono dei cantieri aperti. E poi ci sarà anche, ad esempio, diciamo, per questa parte del pomeriggio, alcune presentazioni che mostrano come questo modo utile di trattare i rifiuti, di prendersene cura, che sono da sempre retaggi del ciclo nucleare, ma adesso
si devono fare veramente queste cose, consentono anche delle opportunità per quello che riguarda il parco tecnologico che sarà collegato con il sito nazionale e allo stesso modo per alcune idee, snodi di carattere concettuale che affascinano soprattutto noi scienziati. Poi c'è una parte più locale. No, assolutamente. Sì, la parte, l'altra conferenza del pomeriggio approfondisce la parte del discorso del rapporto tra l'uomo e la natura e partendo da una situazione giustamente molto locale che è il rapporto più unico che raro tra la città di Ravenna e le pinete storiche. È un rapporto che è stato studiato sia da storici che da naturalisti e anche adesso forse potrebbe essere studiato anche con un approccio di tipo energetico. Questa è la nostra provocazione, nel senso che ci sono studi che hanno confermato che negli ultimi 100 anni in Europa, perché in altre zone del mondo purtroppo la situazione non è così florida, c'è stata una forte riforestazione dovuta al fatto che l'aumento dell'efficienza delle tecnologie agrarie permette di ridurre le estensioni di occupazione del suolo e ci sono quindi dei grossi abbandoni dove c'è un ritorno del selvatico. Ci sono stati anche altri studi interessantissimi, uno recentissimo della NASA di quest'anno, che hanno confermato un sospetto che molti scienziati avevano già, che l'aumento della CO2 ha anche un effetto positivo per le piante. Le piante sono ovviamente dei convertitori di CO2, e però aumentando anche le temperature diventano convertitori ancora più efficienti. E quindi tutto un ciclo positivo che sta riforestando l'Europa soprattutto e quindi ci sono delle biomasse che potrebbero essere utilizzate magari in maniera diversa da come era stato fatto nel passato, che semplicemente c'era il taglio del bosco oppure l'economia di sussistenza di una potatura contenuta, la raccolta dei frutti, caccia e raccolta ovviamente eccetera. Adesso si potrebbe pensare ad una gestione nuova che prenda spunto dal passato e che introduca tecnologie e scoperte scientifiche invece dei tempi moderni.